tutti, sono Claudio e sono un fiorista. Mi piacerebbe ogni puntata in cui realizzerò delle composizioni o degli allestimenti particolari condurvi in un mondo di fiori. Questo mondo di fiori è fatto sia di colori che di profumi. Ma la cosa importante che dovremo fare è riutilizzare dei materiali che noi abbiamo in casa. Li faremo, tra virgolette, un po' rinascere con dei piccoli tocchi originali da farli sembrare un po' una creazione artistica e quindi renderà poi la vostra occasione molto particolare. Andiamo a realizzare la nostra composizione. Ciao, eccomi di nuovo qui con voi per passare un po' di tempo insieme con i fiori. Oggi realizzeremo delle composizioni abbastanza particolari che sono l'ideale per una festa per bambini. Quindi quando iniziano comunque le belle giornate, c'è l'esplosione dei fiori, dei colori, la cosa più bella è creare delle composizioni per dar gioia ai nostri bambini. Noi qui adesso ci troviamo su un giardino, ma non è detto che se comunque uno non ha un giardino non può realizzare queste cose. I nostri materiali per queste composizioni sono delle cialde e dei coni per il gelato, dei vasi semplicissimi a forma di ciotola e a calice di vetro, la spugna per fioristi, le marshmallow, il marshmallow di zucchero, quindi con questi colori un po' pastello, i nostri fiori che sono da delle rose ramificate che si chiamano bubble, a delle rose francesi con i piccoli boccioli, bacche di iperico verde, un'ortensia particolarissima che si chiama popcorn, dei carofani pompon, della carta velina, del nastro di raso abbastanza fino e poi coltello, forbici e cesoie. Iniziamo con la realizzazione di queste composizioni. Prendiamo la nostra cialda. Io adesso ho preso questa che è un pochino più grande per realizzare una composizione un pochino più grande. Prendiamo la nostra spugna, ne tagliamo un pezzo, cerchiamo di sagomarla così a cono e la inseriamo all'interno della nostra cialda. Prendiamo i nostri fiori. Guardate quanto è divertente questa ortensia, che assomiglia proprio alla popcorn. Questa è un'ortensia olandese e ne fanno di tantissimi tipi. Questa è una tra le più particolari. Vedete, ho tagliato dei piccoli rametti che inserirò nella nostra cialda, così, di lato. Inseriamo la rosa. Così.
nostro primo cono è fatto. Lo appoggiamo qua, così lo vedete, e realizziamo questi piccoli. Adesso tagliamo dei pezzettini un pochino più piccoli e li inseriamo così. Cercate di fare uscire un pochino fuori la spugna e di non inserirla tutta all'interno, anche perché noi dobbiamo cercare di fare un po' una palletta di fiori per dare la sensazione che fossero dei gusti di gelato, ma invece in realtà sono i fiori. Fateli abbastanza corti, così. Prendiamo il nostro garofano. Questo è il nostro cono. Adesso lo rifiniamo. Prendiamo il nostro nastrino di raso. Ne tagliamo un pezzo e lo annodiamo così. Ecco qua. Non lo trovate divertente? Io tantissimo. Ora togliamo tutte le nostre cose e cerchiamo di appoggiare i nostri coni in una ciotola, ok? In una ciotola di vetro, mettendo alla base un po' di carta velina. Io ho scelto questa color verde mela per dare un po' uno stacco, così, e mettiamo i nostri marshmallow. Quindi la cosa divertente è che comunque i bambini troveranno, ecco, anche il gioco nel deliziare i fiori a tavola, che poi alla fine, se sono piccoli, danno poca importanza, però hanno anche la sorpresa che sotto ai coni trovano un dolce che a loro poi piace moltissimo. Ecco qua. Adesso posizioniamo i nostri coni e vedrete che poi si sorreggono perché si incastrano. Adesso io ne ho realizzati due, ma cercate di realizzarne tanti, perché comunque alla fine viene una composizione molto di effetto. Ecco qua. Quando ho letto di un'altra leggenda sui fiori che mi ha molto colpito, mi ha fatto ricordare un quadro del Botticelli, dove comunque si notano tutti quegli angeli, quei putti
che spargono i fiori sui laghi e sui ruscelli. E la leggenda della Margherita un po' riguarda queste storie, perché comunque narra di un angelo che trasportava in un sacco questi fioretti, no? E trasportando questo sacco lui andava nella direzione di Gesù, proprio per portare questi fiori. Infatti è una leggenda comunque cattolica. E nel tragitto per portare questi fiori il sacco si ruppe, quindi tutti i fiori caddero in un grandissimo prato verde, e da lì si narra che comunque da questi fiorellini nascevano le margherite, quindi un fiore così, così puro, così semplice, legato un po' a tutte le storie di noi bambini. Eccoci qua, credetemi che è una delizia questo tavolo, sembra di stare nel paese delle meraviglie, è tutto ovattato, è molto carino nei minimi particolari e ho cercato di farne comunque altri di coni e li ho inseriti diciamo appoggiati sopra al piatto e ho legato i piatti con un nastrino di raso, quindi è un pochino più curato e più rifinito. E niente, che dire, questa cosa è divertente, vedrete che sarà una festa anche divertente per loro, perché delizieranno sia i fiori, ma mangeranno anche il marshmallow.